non skippare sto video perché sennò te perdi tutto quello che ti devo raccontare su questa novità. Sì, perché oggi si parla di novità. Maciglio, rimani con me. Sigla. Allora, eccomi qua, oggi che c'ho sotto mano una novità, sì, un po' troppo telemarket, c'ho ragione, io mi guardavo, ragazzi, non mi guardavo, prima dei Simpson guardavo telemarket, mi piacevano quelli che presentavano i quadri, opere d'arte, eccetera, eccetera, si arrabbiavano pure certe volte da soli, così, ragionavano e si arrabbiavano, beh, non voglio arrabbiare. Allora, come ben saprai, io ho alcune marche, che fanno appunto prodotti per la rasatura che amo rispetto ad altre. E perché le amo? Perché magari mi offrono profumazioni particolari o profumazioni molto persistenti, o anche perché mi attira, vengo attirato dal packaging. E guarda, sembra stupida la cosa, ma è molto importante. Allora, io oggi sotto mano ho sia una linea che è stata completata, una linea che è uscita poco tempo fa e che oggi vede la chiusura del proprio cerchio, sia anche lo stravolgimento, secondo me, dell'intero prodotto in sé per sé. Sì, rido, ti richiamo qualcosa? Sì, lascia perdere qua, Fine. Allora, Fine, che tutti noi conosciamo, amiamo, l'abbiamo conosciuta così, nel vasetto da 100 ml. Tallow, no? Tallow. Piccolo dettaglio, magari, era il fatto che il sapone è più piccolo rispetto alla ciotolina, ma la prima che hanno fatto la ciotola è passato il tempo, perché veniva venduto in versione refill, quindi dentro una scatolettina, sapone duro, vabbè, bene. E 100 ml. La produzione, da quello che leggevo prima, era in Olanda, se non mi sbaglio, c'è pure un altro qua sotto. Sì, Netherlands. Beh, oggi è cambiato. La musica è cambiata. Te faccio vedere, su. Eccolo qui, il nuovo Fine. Guarda che bello. 21st Century Shake Soup. Yeah, guarda che roba, guarda che bello sto dettaglio qua. Nulla batte una rasatura Fine. Scusa un po', è grossolana la mia traduzione. Latigo vede finalmente il sapone, ma il sapone che aspetta, non te muove, vabbè, a parte la descrizione. Noti niente di particolare? Ecco, made in Italy, la produzione è stata spostata in Italia e quindi è un momento anche d'orgoglio, no? Se decidono di farlo in Italia, un motivo ci sarà: qualità, bravura, impegno, dedizione, non lo so, mo dobbiamo provare, quindi vedete. Allora, vado, stappo, sboccio. Cioè, dettagli dappertutto, niente lasciato a caso. Allora, eccolo qua, bello, grande, 150 ml di roba, apriamolo, eccolo qui. Oh, non è più solido, ma è una sorta di pasta, quasi crema, è un sapone, punto e basta. Mazza buono, poi la dico, è particolare, io ho la macchina a gasolio, è pelle e talco con un ricordo al, a tutto l'hanno detto proprio, gasolio era a catturarti, non era clickbait. Allora, eccolo qui, riportato anche qui, distributore, vabbè, Barbieri Uniti, questo lo dobbiamo, già lo vediamo da qualche tempo, e vediamo altri dettagliucci. Beh, devo dire che il fatto che abbia questa ciotola così grande in plastica è una cosa positiva, perché con i nodi dei pennelli, ciuffi magari 26-28, beh, non fai tanta fatica, non te esce da fuori, quindi comunque mo gli famo in inverso riso, vedi che ride pure lui, dai, fa uno screen, sembra Wilson a Castaway. E niente, ne parlo però della cosa, della rivoluzione, perché appunto rivoluzione in senso molto lato, non è che detta rivoluzione con i forconi subito a prendere la Bastiglia, no, te sto parlando di un'altra cosa, ti voglio dire che all'interno di questo prodottino, a parte che è molto scorrevole,
ci abbiamo una buona struttura, per quanto possa essere io ignorante in materia, buona struttura vegetale e anche talloata, sì, perché il tallo rimane. Guarda, questo è l'inch, guardatelo bene, screenatelo, blocca, fai tutto quello che ti pare. Ci abbiamo l'olio di cocco, il mango, l'argan, il jojoba e l'olio di ricino. Quindi abbiamo tutte quelle proprietà che possono garantirci in viso una protezione, un'idratazione e elasticizzazione alla pelle. Tipo, ti ricordi quelli che vendevano, non so, penso in tutte le città italiane, vendevano quella sorta di palloncino che la frena dentro... i salvabuchi, no? Dei quaderni, tu li tiravi perché il palloncino, poi pam, tutta la frena addosso, diventi come quello su per giù. E dicevo, protezione, scorrevolezza, morbidezza, idratazione, tutto, insomma tutto ci dovrebbe stare. Quindi io oggi, appunto per omaggiare Fine e appunto perché ho questa possibilità di presentartelo, vado ad utilizzare anche il suo rasoio, che è una finezza unica, è una finezza unica, eccolo qua. Guarda un po' il dettaglio, caruccio, vediamo un po' se si vede. Oh, maschio, metti un po' a fuoco. Vabbè, c'è la F Define, pesa un botto, veramente un botto. Un rasoio che secondo me è ottimo anche per il neofita, poi se il neofita si massacra pure con quello più delicato, io non ci posso fare niente, è questione di mano. È questione di mano, è questione di mano. Allora, ci vado a mettere però una Kai, quindi vado a fare del male fisico, perché non ho un barbone così lungo. Allora, messo in ammollo il mio bellissimo tasso nero dell'Omega, vediamo come va, come non va, come funziona. A parte, a me piace tantissimo, quindi ecco qua. Beh, logicamente la prova non vedrà l'utilizzo del prebarba, perché appunto per valutare la capacità di idratazione, scorrevolezza e preparazione di un sapone, il prebarbino non va applicato, non deve essere applicato, perché sennò secondo me sfalsi un po' i dati. Allora, eccolo qua, ti faccio vedere il gap del Marvel, un rasoio secondo me molto performante, bello a livello estetico, molto accattivante. Allora vediamo se mi sono perso qualche altro dettaglio. Qua logicamente c'è la spiegazione in inglese, quindi una lingua universale di come utilizzare il sapone. Ecco, ho detto troppe frescate, non stanno bene più. Allora, beh, vado. La cosa che mi sta frullando per la testa è che, avendo appunto come riferimento un grandioso prodotto come appunto Officina Artigiana, bisogna un pochetto vedere, perché poi io sai come funziona, quando si sviluppano formule innovative, quando si studia sempre di più, secondo me si tende sempre ad andare a livelli molto più alti, ma è un vantaggio per noi, perché logicamente se c'hai un sapone, una crema molto performante, ti aiuta moltissimo nella rasatura, quindi secondo me quello è importante. Lo studio e innovazione, soltanto chi, aspetta, com'era, non mi ricordo, bisogna sempre migliorarsi. Vado, mi sciacquo il viso. Sì, ho deciso di lasciare quando vado giù la telecamera fissa là, perché tanto comunque che vuoi vedere, che mi bagni il viso, che senso c'è? Dai, boh, vabbè, che vabbè, però manco fossi una bella donna. Allora io strizzo, guarda, ancora sta ride. Via, levo tutta l'acqua possibile immaginabile a questo pennello e faccio i miei giretti canonici. Lo metto così, in questa posizione, perché se è rimasta un po' di acqua all'interno può tranquillamente scolare. Come ho detto prima, è un sapone a pasta abbastanza molle, quindi non premere troppo col pennello, perché sennò te ne porti via un quintale e non c'è un senso. Peccato che io abbia rimosso il viso, diciamo così, un viso smile dal sapone, ma purtroppo c'è sta come cosa, ci deve stare. Allora, ecco qua, speriamo di aver preso il giusto quantitativo. Io già a colpo d'occhio posso capire che serve un po' più di acqua. Questo è il famoso montaggio all'italiana, quindi faccio già una sorta di premontaggio sul pennellino e vado a distribuire in modo uniforme, almeno credo, il
sapone che ho appunto prelevato. Vedi, era rimasto un pezzettino, logicamente essendo una pasta è facile che si stacchi qualche pezzettino dal contenitore. Come visto non ho faticato per nulla, anche se questo pennellino c'ha un bel nodo, è andato tutto come doveva. Ecco, già così io già posso dire ok, a posto. Allora, profumazione, la dico, non l'ho mai provato perché non è mai uscito come sapone, però ti posso dire una cosa che è abbastanza presente, molto presente, molto, eh. Molto, ma molto presente, te lo posso assicurare. Sì, perché i classici fine, comunque, in versione dura, sentivi l'odore, ma non era così predominante in viso. Vabbè, l'orange noir sentiva parecchio. Questo non posso dire no. La dico, ripeto, non è mai uscito, quindi non so. E secondo me l'idea di farlo in una sorta di pasta non è sbagliato, perché è facile anche da prelevare. Non vai sbattimento, ah, mo quale pennello ce prendo, quale me prendo, quale uso, che faccio? Questo gratta, questo non mi gratta. A parte che questo tasso comunque è abbastanza pungente rispetto al 6150, che è molto più floppy. Molto più floppy. Devo dire che questo è molto più perspicace, questo va bene per i saponi duri. Allora, come vedi, vabbè, io sì, ho prelevato abbastanza, ma io continuo. Faccio una saponata da un quarto d'ora, così tu ti addormenti. Tiè, sì, pure sul montaggio, amico mio. Qua si è fatto veramente i passi da gigante. Acqua. Vuole acqua, che devo fare? Sarà un piacere tagliare sto video. C'è qualcosa di magico il pennello che monta in viso. Sentimi via. Cioè, io più vado avanti e più mi monta, E non è una come certi prodotti che fanno poi l'aria, cioè questo non produce aria, questo produce sapone, che diverso. Io li metto un goccetto di acqua e vado, che te devo dire, quanti minuti sono passati? Ammazza, 12 minuti già, oh. Ecco qua, vabbè, mi fermo qua, sennò c'è veramente, farò un video dedicato per vedere quanto va avanti il montaggio, cioè bella bella pannosa, bella corposa. Vabbò, vai, vado, eh. No, non ho disattivato l'audio, che sto ascoltando soltanto le mie sensazioni.
ripeto, al di là del fatto il fine poi commerciale o meno, uno deve sempre dire la sua. Poi vabbè, c'è sempre quella schiera che ti dice: ah, ma tu tanto, tanto un par di ciufoli, perché c'è sempre un discorso di chiarezza, no? Quando si parla di un prodotto o meno. Ma allora, devo dire che l'effetto in viso è quello setoso. Io adesso non voglio azzardare un giudizio, perché sennò poi mi s'accaniscono contro come cani affamati. Però devo dire che, essendo un sapone di origine americana, anche se poi prodotto qui, sinceramente secondo me si va a posizionare su quel mondo lì, perché appunto se la struttura vegetale è quella, diciamo così, animale, è molto performante. Adesso vedo, io c'ho pure a dirlo, c'ho quasi veramente paura. Mamma mia, la profumazione è qualcosa di micidiale. Ripeto, per i miei gusti, poi magari me non sono come i tuoi. Giusto anche che sia così, ci mancherebbe. Però a me, appunto, siccome piace il latigo dalla prima annusata. Vedi, questo è un altro piccolo trucchetto che ti voglio dare, quello che ti è rimasto. Goccio d'acqua. Ripeto, io ho paura a dirlo, nel senso che secondo me questo dà una pista a tantissimi, ma neanche gli sfanala, gli si mette proprio dietro. È magnifico. Allora, io adesso non è che conosca più tanto il mercato americano, no? Però qualche cosina c'ho. E devo dire che come loro interpretano le profumazioni, un po' come noi, come quello che vorremmo noi, secondo me questa nuova produzione di Finally, sì? Secondo solo... Niente, ho dovuto lasciare lo spazio al bagno, logicamente, per la famiglia. Allora, sono passati più di 10 minuti, sono rimasto così. Mi vado a risciacquare un pochetto il visettino, e oggi un video un po' particolare. Beh, se qualcuno mi dirà: ah, ma l'hai stoppato, vuol dire che l'ha visto fino a questo punto. E io ne sono molto contento. Intanto vado a liberare qua sotto sto schifo. 10 minuti di stop. Vado a finire i punti
nei quali sento ancora un pochettino il peletto, ma c'è sta sta cosa? Allora, io avevo lasciato il discorso, ho paura di dirlo, perché vabbè, a parte che già ti ho annunciato che secondo il mio punto di vista questo è un tiro di sapone che darà del filo da torcere a tantissimi altri suoi colleghi, però te posso assicurare che in viso la sensazione è stata, e molto lo dico, la sensazione in viso è stata quella veramente di piacere estremo. Estremo perché sarà il Talob, sarà il jojoba, sarà l'argan, sarà l'olio di ricino, quello che ti pare, ma io letteralmente non ho sentito la testina del rasoio e la lametta tagliare. Te lo posso assicurare, come sai, una gai comunque è pavita, cioè nel senso, comunque un po' la senti che va a tagliare il pelo. Considera la barba che appunto ho asportato era di 2-3 giorni massimo, quindi non del tutto morbida, abbastanza ruvida e rigida. Beh, devo dire che la sensazione post è molto piacevole, molto elasticizzante, e effettivamente sì, anche se poi il dado è un pochettino travisato, perché comunque sono stato 10 minuti col sapone in faccia, quindi è normale che qualche cosa io l'abbia persa. Però durante la rasatura devo dire effettivamente fa un magnifico lavoro, quindi se eri innamorato di Fine prima, questo sicuramente sarà il tuo sapone, secondo me è definitivo. Buon competitor, sì, molto. Io penso che tutti i saponi debbano essere fatti così, te dico proprio la verità, ma non è, ripeto, non è un discorso finalizzato alla vendita, ma è la pura realtà e quello che ho sentito io oggi. Ripeto, non ho sentito passare, cioè, ho sentito il peso del rasoio, ma il rasoio andava che scorreva in una maniera eccezionale. Molte volte chi produce i saponi scrive facilita lo scorrimento della lama. Però c'è scorrimento e scorrimento, questo sinceramente è stato molto ma molto alto. Poi ripeto, la pelle è rimasta molto soffice, quasi vellutata, quindi è tanta roba. Profumazione forte nel sapone, per quello che può essere inteso come forte. Per me da una scala da 6 a 10 stiamo su un 8, lo dico francamente. Scorrevolezza non gli può dire proprio assolutamente niente, idratazione non gli può dire proprio niente, perché l'hai visto, più aggiungevo quelle poche gocce di acqua più andava su. Per quanto riguarda poi veramente lo scorrimento e l'abbattimento dell'attrito, è qualcosa di magnifico e dico Fine, grazie per questa nuova formulazione, grazie per aver dato fiducia anche all'Italia come produttore dei saponi. Tanti dicono che noi siamo ancora all'ABC, ma secondo me noi abbiamo superato l'ABC, possiamo già iniziare a scrivere l'enciclopedia. Detto questo, niente, provalo, vedi come va, io mi sento soddisfatto e mi è un po' da ridere come Mr. Fine, appunto. E che tu qua, vedi? Fossi bello come lui pure. Se poi è tutto, Davide. Quindi con questo è tutto, noi ci vediamo al prossimo video e come dico sempre, buoni acquisti, buone sbarbate. La Ruga. Oh, scusa l'inconveniente, perché ma qua ci viviamo, insomma, capisci? Ciao.